che serve a voi ma serve anche a voi. L'indirizzo, l'indirizzo è semplicissimo, basta vedere i provvedimenti che hanno accompagnato la nomina di tutti i commissari, e ogni commissario ha un ministero di riferimento. Il mio in particolare è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove potete indirizzare le vostre missive. Ma non può essere un problema di indirizzo ovviamente la portata del nostro incontro. Io volevo fare una considerazione un po' a tutto tondo, non sono in grado e non ho l'esperienza, la capacità di chi mi ha preceduto nel descrivere con il dettaglio tecnico le problematiche di un certo lavoro. Ma vorrei fare una considerazione un po', come dicevo, un po' più ampia. Questo è l'unico grande lavoro, direi, che per il momento vede il Paese avviato. Lei stava dicendo che non dobbiamo cedere al ricatto dell'occupazione. Lei stava dicendo che quest'opera forse non è utile. Lo diceva forse anche che io non sono in grado di dirvi se è utile, se non è utile, se regge un equilibrio economico o meno. Io ho un altro incarico. Ho l'incarico di seguire lo sviluppo di quest'opera e di fare in modo che siano rispettate tutte le indicazioni degli organi che l'hanno preceduta e che ne hanno determinato l'approvazione. E questo è un dato importante, perché io vorrei, e lo sto facendo, vedo che il sindaco Repetto sia, come gli altri colleghi sindaci, sia testimone, veniamo oggi dall'incontro con il sindaco di Novi Ligure. È la mia ferma intenzione avere un confronto continuo, serrato con le popolazioni, ma non perdete di vista che il mio obiettivo, il mio mandato è quello di realizzarla l'opera. Io vorrei avere le popolazioni accanto per cercare di dare le massime spiegazioni possibili. Non sarò, ripeto, in grado io di darle, perché lei giustamente parlava, ingegnere dottore, di reagenti chimici. Si tratta ovviamente di materie specifiche. Su un'opera di questo genere è necessaria la presenza, nella fase di controllo, di specialità che ovviamente non possono essere racchiuse nell'esperienza di una sola persona. E allora io penso di attribuire all'osservatorio ambientale il punto nodale dove è indispensabile la presenza dei sindaci dei comuni interessati, ovviamente dei sindaci, perché insieme alla provincia, insieme alla regione, insieme agli altri organi, e perché anche non del nome, per esempio, perché non anche degli organismi di controllo, per avere la massima trasparenza, la massima, anzi scusate, non mi fa dire trasparenza perché in Italia è un termine abusato, la massima professionalità, questo è un po' meno abusato in Italia, la massima professionalità nell'avere le risposte più chiare, più certe, più dirette per la vostra e nostra salute, perché ci troviamo anche noi con i nostri operai, con la nostra presenza, come con la nostra vita, a vivere quotidianamente un incontro con lavori che sono di una portata indubbiamente considerevole, questo non dobbiamo nasconderlo. Quell'organismo, io credo, già potrebbe dare molte risposte alla lettera che il sindaco ha giustamente in animo di inviare. Quell'organismo è l'organismo nel quale seriamente si debbono fare i controlli nell'interesse della salute pubblica. Ecco, a questo io attribuisco un'importanza fondamentale. Però poi credo sia anche importante cogliere da quest'opera i risvolti che in qualche misura rappresentano un lato positivo per il territorio. È vero che non dobbiamo ricattare nessuno con il lavoro, ma è anche vero che l'Italia ha bisogno di lavoro, è anche vero che abbiamo bisogno di sviluppo. Non è detto che lo dobbiamo raccogliere per forza a buttarlo, voi giustamente state dicendo, questo è comprensibile, però è anche vero che questa è l'opera. E allora l'invito che io vi faccio è a incontrarci quanto più frequentemente possibile per darvi tutte le risposte, perché è impensabile che in una serata pur piacevole si riesca a spiegare, a comprendere e a risolvere i dubbi di tutti. È chiaro che su alcune perplessità, mi riferisco alla signora che aveva dubbi sulla stabilità della cava, guardi, come pure sull'amianto, io non credo che su problematiche di questo genere ci sia qualcuno disposto a farsi cogliere
come dire, con le mani nel sacco. È impensabile credere che una azienda di primissimo ordine, un raggruppamento di aziende di primissimo ordine, progettisti di primissimo piano, un ente come le ferrovie, si possano far cogliere impreparate sulla stabilità di un'opera pur importante come può essere un riempimento di una cava. Né è pensabile che ci possa essere una distrazione sulla ricerca dell'amianto, ma sarà ovviamente, come il radon, come gli altri agenti tossici, la prima attenzione. Chi di noi non ha vissuto le proteste della Val di Susa? Chi può ignorare quali sono le preoccupazioni della gente? Quindi, sotto questo profilo, io penso, al di là del mio ruolo, ma vedendola con un minimo di logicità, possiamo stare ampiamente tranquilli che ci sono e ci saranno le massime attenzioni. Altro è, credo, su questo forse varrà la pena, ripeto, di incontrarci quanto più frequentemente possibile, è vivere lo sviluppo mensile, settimanale, anche quotidiano, se del caso dei lavori, perché immancabilmente lavori di questo genere daranno disagio, e allora bisognerà cercare di governare, di capire come risolvere quelle problematiche di disagio che indubbiamente ci possiamo attendere. Però ecco, non chiudiamo questo incontro una tantum, ci sono voluti 20 anni, non mi pare che se ne possa fare una colpa a chi veramente si è attivato per dare a voi e anche a noi la possibilità di parlarci. Facciamo in modo di incontrarci più spesso e di zoomare sulle problematiche che sono quelle che più attengono alla vostra vita quotidiana e al contempo attengono al nostro interesse, che rappresentiamo come interesse nazionale, di poter realizzare nei tempi dovuti un'opera che il Parlamento italiano ha definito essere un'opera strategica. Questo è quello che mi sento di dirvi e scusate se mi sono dilungato un po' troppo. Grazie.